che il Museo Ittico di Pescara stia così da diverso tempo, non ancora aperto, insomma qui giace, questo si sa già, la questione è finanziaria, economica, politica e quant'altro. Noi però siamo venuti qui per raccogliere la segnalazione relativa allo stato di degrado della struttura, ma anche a un problema che poi arriva direttamente ai cittadini. Dicevo, siamo venuti a raccogliere la segnalazione della signora Anna Palestini. Andremo in quel balconcino lassù, quello con la cappottina blu, perché da lì si vede meglio quello che c'è dietro alle spalle del futuro, chissà quando, Museo Ittico. Intanto c'è un fossato, forse voleva essere un giorno una fontana, ma al momento è un acquitrino pieno di qualsiasi cosa che ovviamente non viene mai ripulito e quindi genera anche focolai di zanzare, tigre, non solo. Poi ci sono varie trappole per topi, ma soprattutto ci sono i topi. No, siamo della Marina, almeno guardateci, non ci guardate mai nessuno, perché la Marina che ci guarda? La signora non è che ci ha chiamato per problemi, che pure ci sono in questo stabile, in casa, l'umidità, cioè, ma non è per questo che ci ha chiamato per una cosa che invece è al di fuori. Al di fuori però noi gli occhi ci va là, perché quest'estate le zanzare ci si... Ma pure adesso sta piena di zanzare, di gatti, di topi, è possibile che un museo ittico, c'era la scuola marittima, almeno vedevamo i ragazzi, la confusione dei ragazzi. E mo è una vita che sta fatta qua, ci hanno tolto la visibilità del porto, perché io al quarto piano vedevo le barche che rientrava, il porto, lasciamo perdere, se è un edificio si deve fare per l'amore di Dio, che per coprire l'evidenza mia, io posso scendere e vedere il porto, posso scendere e vado a vedere il mare, ma almeno non trascuratelo così, che allora l'hanno fatta, se ne sta cascando pezzi pezzi, ma che fa? Riviene, ritorna, armette le legne, fa le pizze, ma tutti questi soldi da dove esci? Possibile che pure tu, che sei un sindaco, ti lavi la faccia e non vedi le orecchie e il collo che è sporco?